Vai, puoi cominciare. Ma devo rivolgere anche lo schermo? No, no, oggi ti ho detto anche lo schermo. Buonasera, Dorian. Devo un grande ringraziamento a Tiziana Primosic perché da 15 giorni noi stiamo lavorando intensamente a questa giornata che poi è stata e sarà articolata in vari modi, questo è uno dei segmenti. Ma siamo rimasti un po' delusi perché Tiziana si è data molto da fare, ha trovato un bellissimo spazio istituzionale da oltre 100 posti perché abbiamo invitato i licei. E i professori entusiasti, giovani professori mal pagati, maltrattati dallo Stato, però estremamente vivaci e molto stimolati dall'argomento di stasera. Peccato che gli allievi, quando hanno saputo che la celebrazione della giornata mondiale sarebbe stata di pomeriggio e quindi non avrebbero marinato la scuola, non sono venuti. Quindi con Tiziana, col presidente, abbiamo deciso, ma facciamolo in casa nostra, perché noi non abbiamo l'ambizione dei numeri, amiamo il cenacolo culturale. E quindi il piacere di incontrare l'avvocato Quattrocchi, il dottor Cuturi, il dottor Sorgi, il dottor Cenci, diventa comunque un modo per ritornare in queste sale che io amo molto perché mantengono la sobrietà, l'austerità solida di personaggi come Giovanni Spadolini e Paolo Ungari, che sono stati i maestri di queste problematiche e che il presidente Eugenio Ficorilli ha avuto la fortuna di frequentare quotidianamente quando era uno dei ragazzi di quella straordinaria generazione, ma erano persone che sapevano studiare i loro giovani e sapevano orientarli nella loro carriera, come dimostra l'esperienza del presidente. Dopo il presidente Ficorilli diamo la parola al presidente dell'Universitaria, professor Gentile, che è un chirurgo internazionale che ha però il pallino, direi quasi l'ossessione della formazione e dell'educazione, perché ha trovato il leadership fra la lingua e la Pia Opera Universitaria. Credo che sia la prima tappa di un percorso che ci porterà poi molto lontano, poi avremo modo di raccontarvi che cosa accadrà il 10 dicembre, quando le OSI sono nate una serie di progettualità, quindi quando il presidente Gentile poi viene a Roma evidentemente fa questi incontri. E la Pia Opera ha una tradizione da quando sono stati ripristinati gli incontri dal vivo dopo la tragedia non tanto della pandemia in sé che a tutti noti, quanto dell'abitudine agli incontri da remoto, di cominciare tutte le sue manifestazioni con il testo più bello sulla pandemia, scritto da un poeta importante, Mariangelo Gabrieli. Scusate, io non uso la parola poetessa, da quando Elsa Morante, in un taxi, quando il tassista, anzi a Roma si dice il tassinaro, le disse: ma lei è la poetessa Elsa Morante? E lei disse: chi è la poetessa? La moglie del poetesso? Io sono poeta. Quindi parlo di poeta anche per le femmine. Ecco, io vorrei che l'attore Emanuele Casaburi, che è la voce recitante della Pia Opera Universitaria, vi dedicasse, al di là delle letture che poi farà e prima dell'incontro con il saluto dei presidenti, questo testo che racconta perfettamente la nostra crisi relazionale, che è stata molto più grave della crisi sanitaria. Emanuele? Recuperiamo il testo, poi passiamo ad altri. Sentite il ritratto della nostra società attraverso le parole della poesia. Poi passeremo alla saggistica, alla storia, ai problemi importanti che ci riguardano. Questo ti voglio dire.
ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare. Stare dentro le cose, tutte fuori di noi. Agitare ogni ora, farle fruttare. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Andava fatto insieme, rallentare la corsa. Ma non ci riuscivamo. Non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. Forse per questo c'è stato un salto di specie dopo, dal pipistrello a noi. Un comune destino ci tiene qui, lo sapevamo, ma non troppo bene. È potente la terra, viva per davvero. Io la sento pensante, ma d'un pensiero che noi non conosciamo. Non siamo noi che abbiamo fatto il cielo. Una voce imponente ci dice ora di stare a casa, come bambini che senza sapere cosa. E non avranno baci, non avranno abbracci. Ognuno dentro una frenata che ci riporta indietro, nella lentezza delle antiche antenate, delle madri. Guardare di più il cielo, fare per la prima volta il pane. Un attore per cui parlerò in una maniera più semplice. Intanto grazie a tutti voi che siete qua, grazie agli amici che ci hanno consentito di fare questa manifestazione. Manifestazione in questa sede che, come accennava l'amico, era di un'associazione centenaria. Ormai i centenari, i cent'anni abbiamo già compiuti, sono superati. E ci siamo sempre occupati dei diritti umani. Io ne faccio parte dal 75 più 76 più o meno. E devo dire che nel corso degli anni, pur con le crisi cicliche dei 7 anni, no, per cui più importanti, meno importanti, più soci, meno soci, però l'interesse e la battaglia per la difesa dei diritti umani l'abbiamo sempre fatta. Non tanto con un'azione di intervento sui singoli casi, ma anche su quello abbiamo fatto, ma col pensiero perché le istituzioni fossero permeate dei diritti umani, che la parola dei diritti umani andasse nei giovani, andare a parlare nelle scuole, ad esempio come abbiamo fatto prima del Covid, della nostra Costituzione, significa andare a parlare poi dei diritti umani, perché basta dire come è nata, dove è nata, chi sono gli artefici della Costituzione e già hai portato questi temi. Per cui essere qua per noi è un onore avervi, perché parlare poi con rappresentanti di istituzioni che sono istituzioni vicino a ideali come quelli della Chiesa è importantissimo. Io credo che tutte le sinergie possibili saranno operative. Accennava al premio della Lico. Noi ogni anno, da tanti anni, abbiamo dato il premio dal 10 novembre per i diritti umani. L'hanno avuto, vado un po' a braccio, per cui posso ricordare o non ricordare qualche cosa. Ma Cossiga, Veltroni, Arrigo Levi, Maestro Barenboim, poi mi fermerei qua perché non me ne ricordo tutti, per cui se salto qualche duro è già un bel partenere. Posso essere, essere tacciato di essere schierato da qualche parte. E poi il premio è stato, col Covid e con quant'altro, sospeso, anche perché alcune scelte non furono felici, furono più scelte di persone verso le quali guardavano un ossequio, non perché avessero fatto particolari approfondimenti nel tema dei diritti umani. Quest'anno abbiamo deciso, io lo dico, posso Tiziana? Sì. Abbiamo deciso di dare, lo dico perché ho già parlato con l'interessata e d'accordissimo, ho parlato anche con la famiglia ed è altrettanto d'accordo, per cui di dare il premio dedicandolo sempre a Paolo Ungari, darla a Margherita Boglio. Perché questo? Paolo Ungari, perché si è occupato dei diritti umani ufficialmente dal 84, ma già da prima era uno studioso che ha approfondito i diritti umani. Lui, oltre a studiare storia del diritto italiano, ed essere uno dei più importanti autori dell'epoca, lavorare alla Camera, partecipare ai lavori, all'epoca forse un pochino più seri nella stesura delle norme,
aveva questo interesse, un interesse che ha sbocciato, si è concretizzato nell'84 col primo governo Craxi. Craxi era un governo di coalizione con la Democrazia Cristiana, ovviamente. Cosa fece? Siccome i diritti umani erano di competenza, lo sono tuttora, del Ministero degli Esteri, c'è una commissione interministeriale per i diritti umani, però era un tema che poi veniva gestito dal Ministero, di cui il ministro era Andreotti. E siccome se all'epoca Andreotti era, secondo Craxi, tanto ormai è storia, si può dire, se non ci sono più nessuno dei due, schierato un po' più con il fronte palestinese, per riequilibrare il fronte fu istituita questa commissione. Commissione che è di livello notevole, perché ne faceva presieduta da Ungari, c'era Enrico Levi, mi dice anche l'estrazione, provenienza, i collegamenti a livello internazionale, Sergio Cotta, Alberto Monticone, Gianni Baggio Tabozzo, Margherita Boniver, voglio dire, era una commissione con un parterre per l'Italia all'epoca notevole. Tant'è che noi andammo, dico noi perché ero il segretario della commissione, andammo, oltre a fare avere delle iniziative a livello interno importanti, facevamo ad esempio a Palazzo Chigi la prima riunione di tutte le ONG che si occupavano dei diritti umani. Eravamo una quarantina di associazioni, erano, perché noi eravamo la controparte. E poi andammo nei due viaggi, due missioni importanti e delicate, una in Pakistan, ai confini con l'Afghanistan. Era l'epoca della guerra afgano-russa e devo dire che andammo e arrivammo con gli elicotteri in questa spianata di sabbia, di terra, senza verde, facendo alzare una polvere notevole. C'erano tutte le tende con i feriti che venivano dall'Afghanistan, venivano a curarsi, ma chi gli mancava una gamba, chi il braccio, chi era col flebo, insomma, delle cose tragiche, scene tragiche. E tutti quanti ci andavano a parlare, dicevano no, io voglio guarire, voglio tornare a combattere, cose che facevano poi. Tant'è che i russi mi hanno perso in Afghanistan. E devo dire che incontrammo tante persone sul posto e trovammo pure la Commissione dei diritti umani in Pakistan, a Quetta, che è insomma, una città di periferia rispetto alla capitale. E altra missione importante, e lì andammo proprio però col cappello, col passaporto quello azzurro, col passaporto della Repubblica Italiana di servizio. Poi andammo invece in Cile, lì andammo con i nostri passaporti, perché c'era Pinochet all'epoca, per cui era delicato andare a parlare di diritti umani, e però riuscimmo ad andare, avevamo incontri, il professor Cotta andò a parlare con la parte cattolica, chi con un'altra parte, chi con gli industriali, cioè ci fu un collegamento, chi con la comunità ebraica, ci fu tutto un collegamento a 360 gradi, tanto che quando il giorno prima che dovevamo ritornare in Italia fummo convocati al Palazzo della Moneta dal sottosegretario della Presidenza della Repubblica, perché poi quello era. Beh, io personalmente un po' di paura la ebbi, perché sai, essere chiamato là, non avevi una copertura diplomatica, non avevi nulla, però devo dire che quello fece una serie di domande, diede delle informazioni sue, ovviamente quelle che gli erano state dette di dare, ma ci tenne un paio d'ore a parlare, cioè, non è che fu un incontro di quelli seri. E devo dire, quando tornammo, poi ci furono le relazioni che furono consegnate al Presidente del Consiglio, che le utilizzò poi per lo svolgimento dell'attività politica. Per questo dico, per noi era importante il premio Paolo Ungari, ed è importante darlo a Margherita Boniver, che in quell'occasione, se ben ricordo, lì già c'era, non c'era una religione così sbilanciata come adesso, no? Come i talebani, però era pur sempre un paese di musulmano. Beh, per poterla far venire con noi, partecipare a tutti gli incontri normalmente, in regime di parità come era normale,
una che si inventò, la commissione l'aveva dichiarata uomo ad honorem, per cui poteva e doveva essere presente a tutti gli incontri. Per cui, per dire, c'era uno spirito di collaborazione che adesso non è che si veda molto in un organismo di questo tipo. E questa, la Lega, in tutto questo, era un organismo nazionale che lavorava nel tema, nel campo dei diritti umani, che facevo parte della Federazione Internazionale dei Diritti dell'Uomo che siede a Parigi, per cui ci interessiamo anche di tutto il bacino del Mediterraneo, ci sono le leghe nei vari paesi africani, non africani, che si affacciano sul Mediterraneo, che facemmo a suo tempo con il Presidente Bandiera degli incontri in Sicilia, dove dibattemmo queste cose, e devo dire con risultati notevoli, tant'è che poi a Bandiera, dalla sede francese, gli furono un po' tagliate le ali perché era troppo equidistante e troppo operativo e indipendente. Sta parlando degli anni del 2000 o prima? Prima. Io ho partecipato nel 2000 quando Pasquale era... No, prima, perché lui andò in Marocco, mi sembra, Marocco Tunisia, non mi ricordo, dove ebbe degli incontri e da Parigi gli tagliarono le ali. Per cui siamo stati in prima linea, abbiamo sempre difeso queste idee e speriamo di proseguire a farlo fin tanto che sarà possibile, fin tanto che lo consentirà. E in tutto questo i diritti umani sono una cosa importantissima quando si fanno cultura, quando si parla anche di libri, quando si tratta come i brani che ci ha letto. Cioè, se noi dobbiamo avere un'apertura a 360 gradi nel mondo, se dico di più poi alla fine mi lasciate qualcuno a parlare, dicendo al Presidente la parola. No, grazie Presidente, anche perché non possiamo rivelare gli altri premi, ma io questo lo potevo dire, relazioni internazionali che sono per noi una forma di promozione dei diritti. Appunto Emmanuel Casaburi che l'ha invitato a recitare a New York per il prossimo anno. Quindi le relazioni internazionali funzionano. Prego Presidente. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti e grazie per ospitarmi qui. Presidente, io confesso la mia ignoranza, ma per me è, come dire, è un onore sicuramente, ma è anche una gioia essere qui a apprendere delle cose che per me, diciamo, risultano parzialmente, in verità, nuove, perché comunque io nella vita faccio il chirurgo, per cui è un settore di interesse diverso, ma dove comunque c'è una correlazione con quella che è la qualità delle prestazioni ai fini della compliance col paziente. Quindi naturalmente per me sento questi argomenti, li sento miei, pur non essendo esattamente parte in causa, almeno per il momento, ma prometto di documentarmi ancora più dettagliatamente. Io mi limiterò a darvi qualche notizia relativamente alle cose che abbiamo fatto e stiamo facendo. E dicendo subito che la piovra universitaria, che è nata nel 2014, che cosa si propone? Si propone di sviluppare attività di studio, ricerca e formazione ispirate al pensiero cristiano ed ecumenico, di concerto con enti, individui e gruppi creativi che mostrano di apprezzare forme e contenuti della nostra azione. In questo momento stiamo accelerando i tempi del nostro impegno nella formazione dei giovani, soprattutto perché i due anni di pandemia, ovviamente, come tutti ormai sappiamo, hanno evidenziato un bisogno ancora più urgente di orientamento nella fase di disagio presente. Nel corso dell'elaborazione delle nostre progettualità, siamo lieti di costruire partnership con istituzioni, associazioni e fondazioni che condividono gli stessi presupposti etici del nostro team. In occasione della Giornata Mondiale per il contrasto alla violenza sulle donne, non ci potrebbe essere partner migliore della Lido, che da molti anni, come filiazione diretta della Lega Internazionale dei Diritti dell'Uomo, è accreditata ai maggiori tavoli istituzionali per il suo impegno civile. In un saggio scientifico del grande giurista Paolo Ungari c'è un'immagine straordinaria che dà il senso delle nostre idealità. I buoni combattenti che si scambiano colpi nella nebbia lungo trincee perdute. Si riferisce a quelle fasi storiche in cui le istituzioni, sebbene volenterose, non riescono a cogliere gli obiettivi quando mancano di ricognizione dei nodi strutturali e di visione storiografica.
Per questo riteniamo che la normativa da sola non basti a difendere i diritti, anche quando è molto avanzata, e che associazioni di scopo come le nostre debbano affiancarsi ai governi e ai legislatori in un'opera di educazione della società civile. La LIDU è riuscita negli anni a modernizzare la concezione originaria dei padri fondatori nel 1919 e ad ampliare la prospettiva dei diritti umani adeguandolo alle nuove esigenze del mondo globalizzato. Per questo ringrazio pubblicamente il primatissimo presidente dottor Eugenio Figorilli. Su questo terreno, signor presidente, possiamo fare molta strada insieme, condividendo le medesime istanze. Ad esempio, noi riteniamo che ostacolare lo studio e l'emancipazione delle donne, come avviene in maniera crescente, come già citato stamattina, in molti paesi e in modo violentissimo nella Nigeria da parte del gruppo terroristico di Boko Haram, sia una forma grave di oppressione costante e quotidiana che impedisce la naturale aspirazione delle giovani donne all'acculturazione. Impedire il diritto all'apprendimento costituisce violazione dei diritti umani. Abbiamo voluto esordire oggi con questa partnership, con la dolorosa rievocazione di un episodio della Seconda Guerra Mondiale, che fu a lungo occultato per la vergogna delle vittime, che subirono violenza due volte, nel corpo e addirittura, dico ancora peggio, nel giudizio da parte degli altri, e che furono però riabilitate dalla scrittura di Alberto Moravia e dalla capacità artistica di Vittorio De Sica, perché ricordiamolo sempre, è sempre la cultura che colloca i fatti nella loro giusta dimensione spazio-temporale. Nel divulgare la ricerca dell'avvocato Mazzella, le riflessioni della dottoressa Lamberti, che saluto affettuosamente entrambi, e le letture del nostro carissimo attore di riferimento Emanuele Casaburi, che è praticamente cresciuto con noi, ormai è diventato il nostro, è stato adottato, capitano. Offriamo, cioè, lì ho superato il maestro. Offriamo alla meditazione di tutti un contributo dialettico per recuperare il tempo perduto e offrire una sponda, soprattutto, per tutti coloro che desiderano approdare a una rete di saperi in grado di professionalizzare e aprire quindi nuove prospettive. Negli ultimi anni ci affiancano imprenditori e mecenati che sostengono le nostre iniziative, grazie a Dio, aggiungo, tra di noi, nell'organizzazione di eventi che riaccendano la speranza dopo la sospensione delle relazioni sociali per la pandemia. Continueremo a perseguire anche produzioni culturali in accordo con imprese che hanno a cuore l'aggiornamento e la formazione e con le quali possiamo assumere il ruolo di incubatore. Il brillantissimo nostro professor Colangelo, che è docet da questo punto di vista, vi illustrerà brevemente quelle che sono state e saranno le nostre prossime iniziative. E quindi sempre in accordo con imprese, ripeto, che hanno a cuore l'aggiornamento e la formazione, e questo è molto importante, e con le quali possiamo assumere un ruolo di incubatore, nel senso che noi possiamo essere presenti allo sviluppo e alla produzione di questi eventi in qualunque momento si ritenesse utile e necessario per poter supportare alle volte problematiche complesse e difficili anche nell'esecuzione dell'evento stesso, fornendo quindi appunto assistenza necessaria all'ottimizzazione dei processi di sviluppo economico e territoriale. Pertanto, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato e lavorano insieme alla Pia Opera Universitaria e formulo l'augurio di un fervido sviluppo della nostra collaborazione con la LIDU, nel nome di tutti coloro che danno voce a chi è troppo fragile nella lotta per i valori condivisi. E grazie. Beh, avremo modo poi con la nostra preziosa Tiziana Primosic di operare concretamente per una pianificazione che ovviamente ti vedrà in prima linea. Ancora non sono riuscito a identificare un ambito di cultura e di interessi di cui Tiziana non si sia già occupata prima di me. È molto difficile, veramente difficile, Presidente. Ma questo veramente è bello. Le dedichiamo idealmente questa serata, che avrà un inizio crudo, volutamente crudo, perché nella nostra memoria storica
aleggiano le immagini che il grande Vittorio De Sica riuscì a trasferire nella transcodifica del testo letterario di Moravia su una pellicola che ha fatto la storia del cinema e che addirittura ebbe la capacità di trasformare una ragazza di 26 anni, Sofia Loren, in una star internazionale. Ecco, vedo un giovane attore molto bravo, Lucio Provenza, che è amico e collega di Emanuele Casaburi, che ha avuto un contratto molto importante per la quarta serie dell'Amica Geniale, cioè una serie che gli americani hanno voluto cofinanziare per la traduzione di libri italiani in America. Quindi ci sono dei giovani meravigliosi fra di noi. Ebbene, vediamo se la parte più cruda, che poi commenteremo con i nostri esperti, del fatto, attraverso la lettura di un testo, può portarci alla memoria le immagini sconvolgenti di quel grande film. Feci per spingere la porta che adesso era chiusa e mi trovai naso a naso con uno di quei soldati che sembrava un turco, tanto era scuro e putterato, col cappuccio rosso calato sugli occhi neri e brillanti e la persona avvolta nella mantellina scura sopra il lenzuolo bianco. Lui mi mise una mano sul petto, spingendomi indietro e dicendo qualche cosa che non capii, e dietro di lui vidi che ce n'erano degli altri, ma non vidi quanti, perché lui adesso mi aveva acchiappato per un braccio e mi tirava dentro la chiesa, mentre quegli altri, tutti, anche loro in lenzuolo bianco e cappuccio rosso, entravano d'impeto. Io gridai: piano, che fate? Siamo delle sfollate! E nello stesso tempo lasciai andare lo scatolone che reggevo sul capo, e lo scatolone cadde a terra e sentì rotolare tutti i barattoli. E poi cominciai a dibattermi contro di lui che adesso mi aveva preso per la vita e mi pesava addosso. Il viso era scuro e accanito, teso contro di me. Poi udì un urlo scuro. Era Rosetta. E allora cercai con tutte le mie forze di liberarmi per correre in aiuto di Rosetta, ma lui mi teneva stretto. Io mi dibattevo invano perché lui era forte, con tutto che gli puntassi una mano sul mento, spingendoli indietro il viso, sentivo che lui mi trascinava all'indietro verso un angolo in penombra della chiesa. Allora gridai anch'io, con un urlo ancora più scuro di quello di Rosetta, e credo che ci mettessi tutta la mia disperazione, non soltanto per quello che mi stava succedendo in quel momento, ma anche per quello che mi era successo fino allora, dal giorno che avevo lasciato Roma. Ma lui, adesso, mi aveva acchiappato per i capelli con una forza terribile, come se avesse voluto staccarmi la testa dal collo, e sempre mi spingeva indietro, così che alla fine sentì che cadevo e caddi infatti a terra insieme con lui. Adesso lui mi stava sopra e io mi dibattevo con le mani, con le gambe, e lui sempre mi teneva fissa la testa contro il pavimento, tirandomi i capelli con una mano, e intanto sentivo che con un'altra andava alla veste. Ci fermiamo qua per rispetto delle signore. Presentare l'avvocato Mazzella vuol dire aprire squarci su un periodo straordinario dell'economia italiana. Ha lavorato tanti anni nelle partecipazioni statali che, ben operanti, hanno rappresentato addirittura un modello di politica economica per molti paesi. Purtroppo noi abbiamo il torto di aver archiviato la Prima Repubblica con troppa fretta. Dovremmo ristudiarla. E adesso l'avvocato naturalmente vive, secondo me, la sua stagione della vita più fervida, perché è consulente parlamentare, un super esperto di legislazioni e normative, soprattutto in certi ambiti, ed è un appassionatissimo ricercatore di storia locale.
So che lui non vorrebbe, ma vi dirò che di recente ha avuto un premio importante per l'aver proposto che negli archivi delle nostre province si recuperasse tanto materiale, soprattutto nell'area che conosce a menadito il Basso Lazio e la Campania. Ecco. Chi più di lui poteva andare a rimescolare le carte di una vicenda dolorosamente e frettolosamente archiviata, nella quale, quando noi spieghiamo per esempio ai ragazzi le coordinate militari, rischiamo di non essere creduti. I Gumier marocchini avevano diritto di razzia, quindi era perfettamente normale che nel loro contratto di engagement, oltre a una paga bassa da parte del governo francese, ci fosse il diritto a razziare donne, bambini, animali e beni che venivano sottratti nelle case in cui l'armata avanzava. E questo non è medioevo, è accaduto 70-75 anni fa. Prego, avvocato. Grazie dell'opportunità di parlare di un periodo dolorosissimo della nostra storia. Ringrazio i presidenti, il professor Colangelo, che mi ha invitato immeritatamente a tenere questo incontro, a parlare di cose dolorosissime. Immediatamente, perché io non sono uno storico di professione, io sono un appassionato, molto appassionato. Intanto un breve ricordo del professor Cotta: è stato il mio primo professore all'Università La Sapienza e con cui feci il mio primo esame filosofia del diritto. Mi interrogò lui e parlammo del diritto naturale. Forse non è un caso che fui interrogato su questo argomento. Scusate questo inciso, ma mi correva l'obbligo di ricordare questo grande nostro professore. Sono passati quasi 80 anni da quel doloroso maggio del 1944, un periodo funesto, in una tragedia nella tragedia, che la storia, io credo, non ha ancora approfondito adeguatamente, per una serie di ragioni delle quali darò delle indicazioni. 80 anni di oblio cercato, voluto, un po' per gli equilibri politici fra l'Italia e la Francia in particolare, un po' per ragioni di opportunismo, un po' per ragioni di cassa, perché chi aveva subito questo oltraggio e doveva essere risarcito, chiaramente non, per queste persone non vi era abbastanza denaro. Lo stesso Ministero del Tesoro tentò, dopo i primi interventi che la Francia diede alle stuprate, 150.000 lire dell'epoca, furono circa 2.000 pratiche, poi si bloccò. Quindi una tragedia, come diceva il professor Colangelo e gli illustri presidenti, una tragedia nel corpo, nell'anima e poi per tutta la loro vita, perché queste persone, stigmatizzate dai loro stessi concittadini per essere stata con i marocchini. Quindi immaginate la tragedia. Chi non si era suicidato, e vi furono moltissimi casi, chi aveva avuto dei bambini, solo a Veroli furono accolti 400 bambini, solo a Veroli. Quindi una tragedia immane, i cui numeri, stranamente, ma questo mi sembra quasi una regola in Italia, ancora non conosciamo, purtroppo. Perché mi sono interessato a questo argomento? Perché per una delle tante casualità, io vivo in un paese che è sulla linea Gustav, Santi Cosme e Damiano. La linea Gustav andava dal Golfo di Gaeta all'Adriatico, dove le forze tedesche si erano attestate,
per resistere all'avanzata degli alleati che venivano dalla Sicilia. E combattevano bene, erano strategicamente ben posizionati, avevano degli ottimi generali e degli ottimi comandanti, oltre ovviamente ai mezzi bellici di cui disponevano. C'è stato un periodo che, durato dei mesi, in cui gli alleati non riuscivano ad avanzare proprio su questa linea che intersecava Cassino e alcuni paesi del Frusinate. Per cui nel maggio del 1944 il generale Alphonse Juin, che comandava il gruppo di marocchini e di truppe coloniali, circa 100.000 persone, chiese al generale Clark di utilizzare i Goumier, che provenivano dagli altipiani di Atlantide, dalle montagne del Rif nel nord del Marocco, gente abituata ad arrampicarsi a piedi nudi, gente molto, molto fisicamente prestante e soprattutto disposti a tutto perché abituati a regimi tribali per i quali era normale non solo razziare i territori su cui loro poi dovevano combattere, ma di abusare delle donne che diventavano delle proprietà insieme alle altre. Vista il fermo delle forze alleate, il generale Clark della Quinta Armata dà l'ok perché si utilizzino questi Goumier, i quali riescono velocemente a occupare il monte Petrella e il monte Faito vicino Cassino. In verità loro erano sbarcati in Sicilia, precisamente dalle parti di Licata, e lì già fecero i primi guasti, ci furono i primi stupri e una certa acquiescenza da parte dei generali che tollerarono in qualche modo questi abusi. In verità a ribellarsi furono i siciliani, che uccisero una quindicina di Goumier e fecero, diciamo, giustizia da sé. E anche su questa azione di giustizia i generali non intervennero, per ovvie ragioni. Erano persone molto prestanti, vestivano col loro tradizionale lungo abito colorato, portavano addirittura i sandali di stoffa o di corda addirittura, e avevano come accessorio immancabile un coltello a mezzaluna, il curmia, con cui loro tradizionalmente tagliavano le orecchie ai nemici vinti e se li conservavano, se li portavano appresso come un trofeo di guerra. Quindi già in Sicilia abbiamo le prime manifestazioni di questa orrida attività. Ma la situazione divenne veramente terribile quando cominciarono ad invadere i paesi, a cominciare da Esperia. Su Esperia ho fatto un po' di ricerche, fra l'altro accedendo a documentazioni abbastanza inedite, perché sapete che esiste un'associazione nazionale che si occupa dal 2010, nata nel 2010, di questi reati perpetrati dai marocchini, che ha collezionato moltissimi documenti, ma esistono ambiti non ancora esplorati, che sono gli archivi diocesani, che sono gli archivi privati, perché è ovvio, questi interventi fatti su donne costituiscono certamente la vergogna per le donne e per le loro famiglie, quindi l'atteggiamento di occultamento nasce innanzitutto dalle famiglie, prima che dallo Stato, perché nessuno ovviamente pubblicizza di essere stato abusato, ovviamente. E c'è ancora moltissimo da fare perché, per quello che ci rimane, perché tanta gente è morta nel frattempo, si è costruito anche sopra
questa documentazione, si è costruito, voglio dire, una sorta di, come devo dire, di scrupolo. Parliamone, ma non parliamone tanto, perché comunque è una brutta pagina della nostra storia. Ma il dovere civico, il dovere morale ci impone di continuare ovviamente le ricerche e quindi di cercare di portare alla luce quello che ancora è possibile portare alla luce. Dal 15 al 27 di maggio del 1944 furono perpetrate migliaia di abusi, non solo sulle donne, ma sui bambini, non solo sui bambini, ma anche sugli uomini. Cosa ancora più orribile e da dimenticare e da nascondere, ovviamente. Tutti i paesi del Basso Lazio, escludendo proprio San Cosme Damiano, Castelforte e il paese vicino suo, che si salvarono semplicemente perché i cannoneggiamenti e i bombardamenti avevano distrutto il 98% delle abitazioni. Quindi la gente era sfollata, pochissime famiglie resistevano in zona e vivevano in delle grotte carsiche che sono sopra le montagne, dietro questi paesi, e quindi non subirono l'oltraggio. Ma già a cominciare da Minturno, Formia, Gaeta, Terracina, Circeo, questo sul mare, ma soprattutto nell'interno, Fondi, Lenola, Campo di Mele. Ci furono delle situazioni strazianti. In alcuni paesi tutte le donne furono abusate. Come si muovevano? Intanto bisogna precisare che il generale Jouin aveva dato 50 ore di libertà, di carta bianca, e circolato anche un documento che probabilmente però è falso, che serviva a giustificare in qualche modo l'ordine e discolpare i francesi direttamente da questa decisione, in cui il generale prometteva alle proprie truppe di dar loro la possibilità di stuprare, razziare, rubare, tutto quello che volevano. In verità non furono 50 ore, furono ben di più, non solo, ma gli stupri continuarono quando le truppe arrivarono in Toscana. Ma non finì lì, perché le truppe furono portate poi in Germania e continuarono questi fatti, continuarono anche in Germania. Quindi la Francia, che ha tentato in tutti i modi di fare il distinguo fra l'azione della propria politica e quella direttamente delle truppe coloniali, non regge ad un'analisi storica un po' più accurata. Alcuni storici di professione hanno indicato in questa sorta di acquiescenza da parte dei francesi nel fatto che gli italiani avevano tradito un patto di non belligeranza con la Francia, stipulato qualche anno prima del patto Roma-Berlino, e che poi invece se ne erano trovati come nemici dopo il 10 giugno del 40, e che pur poi trovandosi ad essere di nuovo alleati, ma sopportavano ovviamente questa situazione. In più va anche detto che le truppe coloniali, e se stesse dominate dal pugno di ferro della politica francese e abituate in qualche modo a vivere un po', non dico liberi, ma senza vincoli, si scatenarono quando ebbero questa opportunità. Queste sono delle indicazioni sommarie, ma secondo me entrano nel merito delle varie questioni. A Esperia in particolare, che è nella provincia di Frosinone, furono documentalmente abusate almeno 700 donne su 2500 abitanti. L'abuso avveniva in serie, non si abusava delle donne, dei bambini e degli uomini, un marocchino e una donna, no, due, tre,
10, in alcuni casi si sono contate decine di marocchini, fino al punto che parecchie di queste donne sono morte, ma anche donne di 80 anni, donne di una certa età, sono state fatte oltraggio da queste azioni. Sempre ad Esperia, un prete, Alberto Terrilli, cercò di salvare 3 donne. Fu umiliato anche lui per 2 giorni e ne morì. Sono tantissime le storie che sono state raccolte e sono state documentate, anche delle registrazioni video che ci permettono di in qualche modo rivivere quell'orrore. Queste donne che morivano o erano rimaste incinte, praticamente tutte si ammalarono di malattie sessuali, sifilide, gonorrea, e fu la penicillina di cui avevano la disponibilità gli americani a salvarle perché non ne morissero. Per loro, come ho accennato prima, la tragedia continuò per tutta la vita. Non potettero sposarsi e anche nel mondo del lavoro subirono umiliazioni per tutta la vita, trattate come donne di serie B. È chiaro che sono questioni dolorosissime, ma che ci aiutano a capire l'animo umano quanto possa essere feroce. Nel dopoguerra c'è stato, a parte la richiesta nei confronti della Francia, sono state fatte moltissime domande di riconoscimento per l'abuso. La Francia, dopo un paio di migliaia di pratiche pagate, come ho già ricordato, per 150.000 lire, se ne dimenticò. Il Ministero del Tesoro tentò di fare nel 49 uno storno dalle riserve dello Stato destinate come danni di guerra alla Francia, che noi eravamo il paese che aveva perduto, per darle a queste popolazioni, a questa gente. Non fu possibile per una serie di ragioni e anche per una sorta di una remora anche di tenere nascosto dentro il nostro stesso Stato queste situazioni dolorose. E che cosa? Uno dei primi che fu in qualche modo interessato fu proprio il sottosegretario Andreotti, dalle popolazioni del Frusinate, che andarono con una commissione, un comitato, a sollecitare l'intervento del governo su questa situazione. Molto si interessò l'onorevole Di Vittorio, che organizzò nel Cassinate un grande convegno in cui accorsero centinaia e centinaia di donne da tutto il Cassinate, e a seguito del quale si realizzò un centro permanente per poter fare la domanda di pensione, riconoscimento all'abuso subito. Furono fatte 60.000 domande, onorate una minima parte, e la valutazione è sicuramente al di sotto della realtà, perché le donne che hanno cercato di nascondere anche questo proprio sono almeno un terzo in più, secondo i calcoli fatti dagli ultimi studiosi dell'argomento sulla base dei dati. Ma io temo che la cosa tenderà ad aumentare ancora di più. Furono fatte anche durante la guerra, subito dopo guerra, degli interventi al massimo livello. Il 18 giugno del 1944 Papa Pio XII sollecita su questo argomento, siamo ancora in guerra, su Charles de Gaulle. Il Cardinal Tisserand, lo stesso, si lamenta con la Francia per le attività del generale, permessa dalla generale Chouet. La risposta fu veramente deplorevole, perché rispose che avevano
giustizia, fu fatto fucilare ben 15 militari che si erano macchiati di questa cosa. Quindi diciamo che la Francia è stata abbastanza omissiva nei confronti della tutela di questi diritti. Esistono varie relazioni dei carabinieri nei vari paesi che testimoniano i soprusi che sono stati fatti. La commissione di Norimberga del 1949 ignora gli stupri, una cosa inaudita. L'Italia, con la legge del 9 gennaio 51, prevede delle azioni per tutelare chi ha subito questi oltraggi. Uno dei primi parlamentari che denunciò con veemenza la questione fu l'onorevole Rossi Maria Maddalena, che nell'aprile del 52 fa un'analisi molto dettagliata con tutti i dati disponibili dell'epoca in una seduta notturna anche abbastanza animata di ore, in cui racconta con tutti i dati possibili del momento gran parte dei soprusi che risultavano in quel momento. Poi ci sono state una serie di attività, disegno di legge Minnocci del 72 per istituire la giornata della memoria, e queste iniziative si sono moltiplicate per la verità. Regione Lazio, i consiglieri Fiorito Di Giorgi del 2 febbraio 2011, ma il primo che diede in qualche modo onore a queste vittime fu il Presidente della Repubblica, Carlo Zeglio Ciampi, che il 15 marzo 2004 lamentò che di tutta quella storia rimaneva solamente la grande opera di Alberto Moravia e il film di De Sica, ma che non era stato fatto di fatto nient'altro, a parte delle pensioni, ma non era stato messo a fuoco abbastanza, al punto che tutti i nostri libri di testo hanno sempre ignorato le marocchinate. Non esiste nei libri di testo, almeno fino a 2 anni fa, adesso non so se è stato introdotto questo, no, non è ancora, non ancora, non c'è riferimento a questa tragedia. Poi c'è stato l'associazione a cui facevo riferimento, Vittime delle Marocchinate, costituita nel 2010, e una iniziativa da parte di vari comuni, Priverno, Fondi, Pontecorvo, che in qualche modo sollecitano delle azioni in questa direzione. L'unica cosa che posso dire, è inutile che vi elenco le proposte di legge, due indicazioni possono essere interessanti per analizzare meglio. Una dichiarazione dell'ex presidente Ben Bella, presidente algerino, che ha dichiarato pubblicamente che la responsabilità dei francesi è dei francesi, perché queste truppe furono mandate al massacro e come carne da macello. E questa valutazione è corroborata dal fatto che ci sono tante testimonianze di partecipazione di ufficiali e militari bianchi agli abusi, quindi che si sono nascosti dietro i marocchini per abusare loro stessi delle nostre donne. E lo scrittore Benjelloun, questo per avere un po' una visione dall'altra parte, lui ha dichiarato che nel Marocco questi Goumier sono considerati degli eroi, perché hanno combattuto, hanno vinto, e quindi non c'è da fare tutta questa critica nei loro confronti. Questo per mettere un po' a fuoco, come devo dire, la visione diversa dal punto di vista storico. Una cosa possiamo dire: Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 79, l'Assemblea Generale dell'ONU del 20 dicembre 93, l'Assemblea delle Nazioni Unite del 17 dicembre 99, la Conferenza Mondiale delle Donne di Pechino, le convenzioni del Consiglio d'Europa dell'11 e del 19, fino alla mozione
che è stata presentata l'altro ieri dall'onorevole Ascari ed altri, il 23 novembre, per adottare azioni al contrasto dell'abuso contro le donne, questo in genere contro le donne. Io credo che la storia delle maracquinate può in qualche modo agevolare la strutturazione di una normativa più penetrante e fattiva per tutelare il diritto delle donne, perché credo che sia fra le tragedie più grandi che l'umanità abbia subito. E quindi può forse diventare un volano, in qualche modo, proprio perché è la violenza di queste cose, per spingere ovviamente i parlamentari, i giuristi, a non solo creare un sistema di regole per prevenire questo male, ma che possa in qualche modo gettare le basi di una educazione generale perché questo non avvenga. L'interesse principale in questo momento è sugli abusi domestici, che sono in crescita continua, come pare, e su cui credo che non ci sia stata fatta anche un'approfondita analisi adeguata, e soprattutto dal punto di vista educativo, per dire agli educatori, per dire a chiunque abbia una responsabilità, bisogna adottare questo atteggiamento, bisogna muoversi in questa direzione. Ma su questo credo parlerà la nostra esperta. Va bene, grazie signora. Grazie all'avvocato Mazzella. Mi pare di capire che da grandi dolori, da grandi tragedie, può nascere anche qualcosa di positivo se siamo stimolati a intervenire su certe problematiche. Ecco, prima di dare la parola alla dottoressa Lamberti, io vorrei un'altra pagina della Ciociara di Moravia. Sappiamo che Alberto Moravia ed Elsa Morante, allora sposati, erano sfollati a Fondi, come la Ciociara Cesira. E questa pagina è un assist proprio per la dottoressa Lamberti, perché è l'osservazione da parte della madre Cesira dei mutamenti d'atteggiamento della figlia Rosetta dopo la violenza e quindi il sorgere del trauma. Rosetta era sempre dello stesso umore, apatico, indifferente, distante. Come lei mi aveva chiesto, non le parlai più di quello che era successo nella chiesa, e da allora non ne ho più parlato neppure una volta sola. Quel dolore che ne provai mi è rimasto dentro come una spina e non cesserà mai più, perché non troverà mai più espressione. Anzi, a proposito di quei 4 giorni, non so perché, io sono convinta che fu allora che Rosetta cambiò veramente carattere, sia ripensando per conto suo, in maniera tutta sua, a quanto era successo, sia trasformandosi suo malgrado e senza rendersene conto, per la forza stessa dell'oltraggio che aveva subito, in una persona diversa da quella che era stata sinora. E io voglio dire qui che anch'io da prima mi sorpresi per il cambiamento così completo e così radicale com'è, dal bianco al nero. Ma in seguito, ripensandoci su, mi parve che, dato il carattere di lei, non poteva andare diversamente. Ho già detto che lei era portata per natura ad una strana perfezione, per cui se era qualche cosa, lo era a fondo e completamente, senza incertezze né contraddizioni, tanto che sin allora io ero quasi convinta di avere per figlia una specie di santa. Ora questa perfezione di santa, che era fatta, come ho già detto, soprattutto di inesperienza e di ignoranza della vita, era stata colpita a morte da quanto era avvenuto nella chiesa. E allora si era cambiata in una
perfezione opposta, senza quelle mezze misure, quella moderazione, quella prudenza che sono proprie delle persone normali, imperfette ed esperte. L'avevo veduta fino allora tutta religione e bontà, purezza e dolcezza. Dovevo aspettarmi che d'ora in poi ella si voltasse all'eccesso opposto, con la stessa mancanza di dubbi e di esitazioni, la stessa inesperienza e assolutezza. Più volte, a conclusione delle mie riflessioni su questo doloroso argomento, mi sono detta che la purezza non è una cosa che si possa ricevere dalla nascita o in dono, per così dire, dalla natura, che essa si acquista attraverso le prove della vita, e chi l'ha ricevuta dalla nascita la perde presto o tardi, o tanto peggio la perde quanto più si era fidata di possederla, e che insomma quasi è meglio nascere imperfetti e diventare via via, se non perfetti, almeno migliori che nascere imperfetti, per quindi essere costretti ad abbandonare quella prima effimera perfezione per l'imperfezione dell'esperienza e della vita. Piacere ascoltare la dottoressa Eliana Lamberti, che non è solamente psicologa e psicoterapeuta affermata con un studio avviato nel centro storico, ma perché molto spesso, senza violare in nulla la deontologia professionale, senza accennare ai casi che le si presentano, si lascia sfuggire con amarezza che tuttora fra le sue pazienti ci sono casi di violenza domestica molto grave. E questo sicuramente ci indigna ancora oggi. La dottoressa è anche super specializzata a New York in programmazione neurolinguistica, è un'apprezzata coach aziendale, non c'è atteggiamento della mente umana che vi sia ignoto. E allora noi le abbiamo chiesto, poiché stamattina il professor Gentile, accompagnato dal cavalier Sabatino Bianchino, ha parlato della doppia violenza psicofisica e dello stigma successivo, ecco, che cosa accade nella mente di una persona che subisce questo trauma? Quali dinamiche possono invece caratterizzare il violentatore? Prego, dottoressa. Buonasera a tutti. Allora, prima di tutto volevo ringraziare il professor Colangelo per l'invito e il presidente per l'ospitalità. Sono felicissima e lieta di condividere questo tavolo con dei professionisti illustri che tra l'altro stanno trattando con una delicatezza e una precisione estrema una tematica così delicata e emotivamente anche difficile da trattare. Io ho cominciato ad occuparmi di violenza e di abusi nel 2010, quando insieme alla professoressa Petrone abbiamo fatto uno studio di tutta la letteratura internazionale in ambito di abusi sui minori. E di lì poi è nato un libro che è stato pubblicato. E mi veniva in mente, prima l'avvocato Mazzella parlava proprio anche degli abusi che hanno subito i bambini. Ebbene, in questo studio abbiamo potuto vedere, abbiamo cercato di approfondire quello che accade nella mente delle persone che subiscono violenza e quello che accade anche nella mente di coloro che agiscono la violenza. Possiamo dire che ci sono delle linee comuni e possiamo riconoscere quello che accade quando si mettono in atto queste violenze. In genere la persona che perpetra una violenza mette in atto una distorsione cognitiva, cioè che cosa vuol dire? In quel momento non vede la sua vittima come un essere umano, come una persona, c'è una disumanizzazione, una depersonalizzazione, quindi la vittima è vista come un oggetto, non si prova in alcun modo empatia verso la persona che si ha davanti, sia essa una donna, sia essa un bambino, sia essa un uomo, proprio come è accaduto appunto in queste tristi pagine della storia. Non a caso, pensate, nella letteratura internazionale le persone che hanno subito violenza sessuale vengono chiamate survivors, sopravvissuti,
proprio perché hanno subito un qualcosa di molto grave. C'è anche da dire che fino alla fine degli anni 70, quindi parliamo del 1974, non si sapeva ancora né che cosa accade dal punto di vista psicologico all'interno della mente, del cervello della persona che subisce abuso, e né come trattare dal punto di vista psichiatrico e psicoterapeutico una persona che ha subito delle violenze. Quindi era uscito proprio un articolo sull'America Journal of Psychiatry nel 74 ad opera di due illustri psichiatri che mettevano in atto questa grave carenza. Tant'è che cosa accadeva? Quando una persona subiva violenza si pensava che bastasse un approccio basato su una consulenza, cioè si andava da un esperto, uno psichiatra, uno psicoterapeuta e si lavorava su quello che era accaduto. Andando avanti negli anni si è visto che questo approccio non basta. Una donna, una persona, un bambino che ha subito violenza ha bisogno di un lavoro molto più approfondito, c'è bisogno che si crei un setting in cui la persona si sente accolta e può sentirsi emotivamente disposta a tirar fuori delle cose molto dolorose. Per fare questo il terapeuta deve essere molto bravo, deve gestire il transfert, il controtransfert, deve evitare, quando appunto va avanti la terapia, che ci sia una ritraumatizzazione, perché parlando di episodi dolorosi è quello che può accadere se la persona entra addirittura troppo nella profondità di quello che ha vissuto. Quindi ci vuole un lavoro molto lungo e approfondito. Quello che accade in chi subisce violenza di solito è una sorta di ritiro, proprio come abbiamo visto dalla lettura che ci ha fatto il nostro attore. C'è un ritiro dal punto di vista emotivo, la persona vive un senso di impotenza, non ha più stima di sé, anche se è una vittima, vive un senso di colpa, e tutte queste emozioni nel tempo possono cronicizzarsi e portare a quello che è un disturbo depressivo maggiore oppure un disturbo da stress post-traumatico. È quello che accade nella maggior parte delle persone che hanno subito violenza, sia essa sessuale, fisica o di altro tipo. In questo particolare caso, per quanto riguarda la violenza sessuale, è emerso che molte persone vivono dei flashback. Cioè, che cosa vuol dire? A volte dei suoni, delle immagini, dei rumori che in un contesto assolutamente diverso da quello della violenza emergono, possono richiamare alla mente delle immagini di questa violenza che si è subita, e questo crea nella persona un'accelerazione del battito cardiaco, una forte ansia, a volte addirittura degli attacchi di panico, dei disturbi del sonno. Quindi che cosa accade? Quando arriva in terapia una persona che ha subito questo tipo di violenza, la prima cosa da fare è rassicurarla sul fatto che queste cose che sono accadute accadono nelle persone che hanno subito violenza, quindi non è la sola, cioè già rendere la persona consapevole della non unicità di quello che le sta accadendo, in un certo senso la aiuta, e sapere che poi c'è un rimedio per tutto questo, che con la psicoterapia si può lavorare, che insieme al terapeuta si può trovare una strada. Come si fa a lavorare con le persone che hanno subito violenza? Nel corso degli anni si è visto che tra tutti gli approcci numerosi della psicoterapia ce ne sono tre che in particolare sono particolarmente indicati. Uno è l'approccio cognitivo comportamentale basato sul trauma, cioè un approccio che lavora sulle immagini mentali, sulle emozioni, e cerca un attimo di fargli elaborare mentalmente quello che è accaduto, trovando poi delle parole per esprimere le emozioni. Un altro, sempre recente, è l'EMDR, cioè la rielaborazione attraverso i movimenti oculari. Una nota psicoterapeuta americana ha potuto sperimentare che i nostri ricordi sono legati a delle immagini mentali. Facendo dei movimenti oculari si possono modificare delle emozioni. E terzo, ma non per importanza, è l'approccio psicodinamico, la classica psicoterapia psicodinamica, cioè si crea un setting, si aiuta la persona ad aprirsi e si fa quello che noi chiamiamo segui il filo rosso. Cioè, perché si dice così? Perché quando la persona arriva in terapia e ci porta un vissuto così doloroso, il più delle volte, con le sue difese, cerca di andare da un'altra parte, cioè di portare il discorso su tematiche più superficiali, perché sente che entrando in profondità magari soffre, ok?
E allora il terapeuta deve essere bravo a dire: segui il filo rosso, cioè vai sulla scia delle tue emozioni, altrimenti appunto i meccanismi di difesa tendono a far divagare la persona. Io, a proposito di quello che dicevamo prima, mi trovo sinceramente assolutamente d'accordo con i presidenti Figorilli e Gentile sulla necessità della formazione, perché l'unica modalità con la quale possiamo evitare che queste forme di violenza continuino e vadano avanti è proprio quella di coinvolgere i giovani, ma non, diciamo, quando il danno è già fatto, quindi universitari o professionisti, i giovani che vanno a scuola, perché si parla poco di questa tematica e perché purtroppo è come se, a meno che non la stanno vivendo, la vedessero come una cosa distante, cioè non la sentono realmente nella loro quotidianità, proprio perché non sono abituati a sentirne parlare. Invece, siccome l'unica modalità anche per aiutare una persona che compie gli abusi, per fare in modo che una persona abusante, diciamo, smetta di compiere questi abusi, è fare in modo che entri in empatia con la vittima. Per questo è importante la formazione, perché se io non so e sono abituato a mettere in atto un copione, non so quello che può accadere alla vittima, perché io sono abituato a vedere ma non so le conseguenze. Sapere, essere informati su quello che una determinata modalità, anche verbale, perché c'è anche la violenza psicologica, può causare in un'altra persona, il sapere, la conoscenza può aiutare a modificare dei modelli di comportamento. Ad oggi una delle forme di violenza più diffuse, appunto, è la violenza assistita, cioè ci sono tanti ragazzi giovani che vedono delle scene nella loro famiglia d'origine di violenza o fisica o verbale, perché c'è anche appunto quella verbale, quella psicologica, le in un certo senso fanno proprie e sono quelli che un domani diventeranno degli abusatori, perché hanno interiorizzato quel modello nella loro famiglia d'origine. E allora per questo è importante agire sulla formazione, cioè che cosa comporta avere quella modalità, che cosa comporta fare quella svalutazione ad una donna, ad una persona. Quindi saperlo è molto importante per attivare quello che chiamiamo appunto il processo di empatia, e quindi appunto la conoscenza. Ecco, io su questo credo che non si possa più lasciare andare, perché per tanto tempo non si è posto l'attenzione. Mi viene in mente adesso una citazione di Einstein, no? Einstein diceva: il mondo non è pericoloso a causa di chi fa del male, ma a causa di chi sa guardare, di chi sta fermo lì a guardare. Ed è appunto questo. Quindi secondo me il nostro compito come persone, come professionisti, è proprio quello di divulgare, di fare in modo che ci sia conoscenza, in modo tale che anche le persone che poi hanno subito delle violenze possano venire fuori. Cioè, tante volte le persone non parlano dei loro vissuti dolorosi o delle violenze che hanno subito, come è accaduto nel caso delle marocchinate, perché c'è tutto un senso di vergogna, colpa, perché hanno paura di non essere credute, perché hanno paura di essere giudicate. E soltanto attraverso la conoscenza e la formazione noi possiamo fare in modo che questo circolo si fermi e magari cercare di fare in modo che le cose vadano in un'altra direzione. Grazie. Vedete bene come in pochi minuti si può sintetizzare con pudore una situazione estremamente complessa e si possono offrire sinteticamente delle efficaci misure di contrasto alla violenza sulle donne, come nella nostra giornata mondiale noi vorremmo da parte di tutti. Adesso abbiamo un'altra pagina e poi vorrei un intervento della dottoressa Primozic, perché è una pagina nella quale, questo piacerà molto all'avvocato Mazzella, che è molto legato agli stili di vita e ai costumi delle genti rurali della Ciociaria, in cui si presenta la figura di Michele, la figura che con delicatezza Moravia tratteggia, perché è un apostolo dell'educazione, è l'unico colto in una famiglia di contadini e ha cercato di avviare l'educazione ai giovani, ma a un certo punto sparisce perché i tedeschi lo portano con sé in montagna. Così, montagna, capitarono in una località isolata dove c'era una famiglia di contadini.
E siccome Michele non sapeva più quale fosse la strada buona, i tedeschi domandarono a quei contadini dove fossero andati i nemici. Loro intendevano dire gli inglesi, che per loro infatti sono i nemici. Ma quei contadini, poveretti, convinti come tutti quanti noi altri italiani che i nemici fossero invece i tedeschi, risposero che questi erano fuggiti verso Frosinone. I tedeschi, a sentirsi chiamare nemici, si arrabbiarono, si capisce, perché a nessuno piace di essere considerato nemico, e puntarono le armi contro i contadini. Michele allora si mise in mezzo gridando: «Non sparate, sono innocenti!» e fu ammazzato insieme con tutti gli altri. Una famiglia intera distrutta, si sa, è la guerra. Una famiglia intera massacrata, una vera strage, uomini, donne, bambini, e Michele sul mucchio, con tante pallottole nel petto che gli avevano sparate, mentre lui, poveretto, si metteva in mezzo. L'abbiamo saputo perché una bambina si era nascosta dietro un pagliaio e così si salvò, e poi venne giù e raccontò ogni cosa. Ma come, non lo sapevate? Ne parla tutta a fondi. E si sa, la guerra è la guerra. E così Michele era morto. Io stavo fermo, con il viso tra le mani, e poi sentii che piangevo perché ci avevo tutte le dita bagnate. E trassi un sospiro profondo e cominciai a singhiozzare tra me e me. Mi pareva che piangevo per tutti quanti, per Michele prima di tutto, a cui avevo voluto bene come un figlio, e poi per Rosetta, che forse sarebbe stato meglio che fosse morta come Michele, e per me stessa, che non avevo ormai più speranze dopo aver sperato tanto per un anno di seguito. Intanto sentivo Concetta che diceva: «Piangi, piangi, ti fa bene». Anch'io, quando i figli miei se ne andarono fuggendo per le montagne, piansi non so quanto, e poi mi sentivo meglio. Piangi, piangi. Vuol dire che c'è il cuore buono, e fai bene a piangere, perché Michele, poveretto, era proprio un santo, e poi era tanto istruito che se non fosse morto sarebbe certamente diventato ministro. La guerra, si sa, e in guerra tutti ci hanno rimesso qualche cosa. Piangi. Bene, echeggiano in queste pagine toni anche di altri autori. Prego Tiziana, raggiungimi, perché nessuno più di te può trarre le conclusioni da questa bella ed equilibrata maniera di confrontare le proprie idee con esperienze e percorsi diversi. Non sentite anche l'eco di Napoli milionaria di Edoardo, quando ritorna dalla guerra e capisce che la guerra non uccide soltanto, ma cambia le mentalità e le relazioni fra gli esseri umani? Allora, quello che voglio dire io è questo: prima di tutto che sono felicissima di questa collaborazione fra Lidia Onlus e Pia Opera Universitaria, e quindi i due presidenti che finalmente si sono incontrati, si sono conosciuti. Devo dire grazie all'avvocato Mazzella per aver raccontato uno spaccato semi sconosciuto dei più, a parte appunto Moravia e il film La Ciociara, che ne fa vedere una parte. I dettagli che ha dato questa sera sono fondamentali, e devo dire, come dicevano i due amici che sono dovuti andare via prima: ma noi italiani perché ci vergogniamo di quello che ci è successo? Noi italiani dobbiamo denunciare quello che ci è accaduto. È la cosa più sconvolgente. È assurdo. Allora, questo è per noi che abbiamo un progetto scuola da anni ormai come Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, è in materia di il confronto nelle scuole, e sicuramente utilizzeremo tutto quello che è stato detto stasera anche sul piano storico. Nel momento in cui ricominciamo la nostra attività all'interno delle scuole, noi parleremo di questa cosa. Sarà un'occasione di incontro con i ragazzi delle scuole medie, delle scuole medie superiori, perché è vero, nei nostri libri di storia questa storia non c'è, ed è assurdo, perché credo, Presidente, che sia una cosa doverosa, no? Parlarne. E che altro dire? Ringrazio sicuramente anche tutta l'aspetto psicologico.
chi donna è sa che cosa vuol dire aver subito anche solo un commento antipatico, anche solo quello, basta già solo quello. Ringrazio Emanuele che è bravissimo e ci ha dato degli spunti molto interessanti. Io penso, insomma, veramente stasera abbiamo scoperto qualcosa che veramente pochi conoscevano per davvero, e quindi so con certezza, perché ho parlato giorni fa con una persona, insomma, che è in politica, responsabile di un dipartimento, di un partito nella tutela delle vittime, che quando ha sentito che avremmo fatto un incontro, cioè non poteva esserci questa sera purtroppo, però quando ha sentito che facevamo un incontro sulle marocchinate, sulla vicenda dolorosa delle marocchinate, mi ha detto: guarda, questo nuovo governo intende interessarsi di questa cosa e riaprire un attimo anche la conoscenza, anche perché laddove non c'è conoscenza del passato non si costruisce futuro. E questo esempio nostro bruttissimo, dolorosissimo italiano ci deve aprire gli occhi su tutto quello che comporta la guerra, compresa l'attuale guerra Ucraina-Russia, perché chi soffre è la popolazione. I grandi si scontrano e i piccoli muoiono. Questa purtroppo è la realtà. Quindi naturalmente noi viviamo con molta apprensione questa, perché alle porte dell'Europa, ma il mondo è pieno di guerre, e ancora purtroppo pieno di guerre. Quindi uniti, ecco, nella conoscenza, uniti nella informazione, uniti nel cercare di, appunto, fare adeguata formazione sin da, io dico, dalla scuola materna, dalla scuola materna. Penso il nostro compito è questo, il compito anche, vorrei sentire un attimo il presidente, ma insomma il mio presidente è Eugenio Ficorilli, ma penso che il nostro compito anche come Lega Italiana. Sicuramente sì, ma voi se pensate alle foglie, da quanto tempo lo sappiamo che sono uscite fuori? Esatto. Da pochi anni. Esattamente. Ed è dovuto a persone che vivevano sul posto, che hanno studiato, ma per motivi politici non se ne è più parlato. Certo. Cioè la politica certe cose le deve scontare. Non si deve parlare di politica quando si parla di violazione dei diritti umani. Esatto. Il problema è lì. Se riusciamo a fare questo, e insieme sono sicuro che lo faremo, riusciremo a dare un contributo vero per la crescita proprio civile della società italiana, al di là della diffusione dei telefonini e quant'altro per nei ragazzi. Certo. Per cui questo è importante. Il tempo, il traffico, cioè, non ci ha consentito di avere più persone come sarebbe stato importante, ma non perché abbiamo una serie di sedie non piene, ma perché sarebbero stati dei semi dati che avrebbero fruttato e fatto fruttare all'esterno. Cioè soltanto con il colloquio, con il parlare a tu per tu si può raggiungere certi obiettivi. E questo l'abbiamo visto durante il Covid. Ha voglia di parlare online. L'empatia, il fatto di essere accanto, di sentire proprio fisicamente chi ti sta vicino e dare il proprio contributo, è la cosa più importante. E questo noi sicuramente lo faremo. Poi abbiamo un interprete fantastico che nel leggere queste pagine ci tocca nel cuore proprio in maniera bellissima. Ancora una volta. Professor Colangelo, presidente, consentite cortesemente di ascoltare 5 minuti il mio collaboratore dottor Scenna, sì. Il quale sulle marocchinate ci ha fatto una tesi. Caspita, eccoci. E come piccolo il mondo. È piccolo il mondo. Prego. Vi ringrazio. No, non si preoccupi, grazie. Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità, è bellissimo comunque relazionarmi con persone del vostro calibro. Scusa, poco perché c'è la luce. Okay. Non ti vedono da fuori, ora per più qua. Ok, quindi, okay. Perfetto. Bene. Dicevo che è bellissimo innanzitutto relazionarmi con persone come voi. Si imparano sempre moltissime cose nuove e
tutto quello che ha detto l'avvocato Mazzella è non giusto, di più, e non posso ovviamente contraddire nulla, perché è tutto vero, e vorrei aggiungere però due dettagli in particolare. Uno è il fatto che le marocchinate non sono l'unico di questi catastrofici eventi che sono stati in qualche modo obnubilati letteralmente dalla memoria italiana. Un altro evento sono le mongolate, che si sono sviluppate nel nord Italia, nel Basso Veneto, che è un evento esattamente simile. E un altro elemento che vorrei poi portare alla luce è il fatto che, e che oggi deve essere trattato a mio avviso, è anche il fatto che la donna veniva percepita come il famoso angelo del focolare. Quindi questo è un elemento importante, perché? Perché quello che è successo in Italia non è soltanto un evento legato esclusivamente solo all'Italia. Diciamo che la donna è stata il teatro di guerra per eccellenza. Perché? Perché era una guerra combattuta soprattutto sui valori, e la donna rappresentava il valore del, in qualche modo andava ad acuire quella che era l'essere uomo del padre di famiglia di una società fondamentalmente che era patriarcale. Quindi nel momento in cui si colpisce la donna, lo si è fatto nella zona del Frusinate, lo si è fatto nella zona del Basso Veneto, ma anche nella zona del Napoletano, dove anche molti altri eserciti poi sono stati in qualche modo responsabili di crimini simili, non dimentichiamo i russi in Germania, i canadesi, gli americani, anche gli stessi americani sono stati in Francia anche responsabili di crimini del genere. C'era un altro elemento molto importante, è poi il fatto che da un punto di vista giuridico era più facile poi accusare le persone di colore. Questo è un altro elemento molto importante, e questo si evince soprattutto in Francia, perché era molto più facile da in qualche modo deresponsabilizzarsi e quindi accusare maggiormente persone di colore che erano già tacciate di essere in qualche modo responsabili di crimini del genere. E un ulteriore elemento importante che secondo me andrebbe analizzato è il fatto poi del dopo, in relazione alle numerose gravidanze che si sono avute. Sono stati aperti tantissimi fascicoli di relazione, ovviamente tutti nuovamente nascosti all'opinione pubblica, e di cui non si parla neanche su questo. Sono molte i figli delle donne vittime di violenza, di stupri, che hanno subito un torto simile a quelli delle loro madri, perché comunque sono stati figli di serie B e sono stati in qualche modo anche loro oggetto di discriminazione a tutto tondo, sia da un punto di vista istituzionale sia da un punto di vista sociale. Quindi sono delle tematiche che, se analizzate, si allargano anche ad un ampio raggio, molto più di quello che è il solo Frusinate, insomma. Quindi ci sono anche moltissime altre. Come si spiega a un bambino: tu non sei figlio di un papà e di una mamma, sei figlio di uno stupro. Come lo spieghi? Comunque c'è anche la canzone. La cultura popolare, con la tamburriata, è nato nel Mediterraneo. Ci sono tanti casi, che poi ovviamente per il fatto di non avere tante fonti a disposizione hanno in qualche modo bloccato questa ricerca, perché in tanti casi poi non si poteva andare ad approfondire. Il tutto è partito, io addirittura partii dalle collaborazioniste. Nel mio paese c'era un caso eclatante di una donna che si era innamorata di un tedesco. Il nome non c'ha nulla a che fare con la canzone Faccetta Nera, ma era una donna chiamata Faccetta Nera per il colore scuro della pelle. Lei si innamorò di un tedesco e in qualche modo venne accusata poi di tradimento, le famose collaborazioniste. Però venivano rapate a zero, sì, per essere segnate. Sì, ci sono anche, sì, una sorta di lettera scarlatta. Ma sì, c'è una sorta di remora morale, perché nel 52, quando fu organizzato uno dei primi incontri pubblici, perché
trattavano delle marocchinate, il ministro degli interni cercò di vietarlo dicendo per ragioni morali. Sì. Non si poteva fare l'incontro. Una morale sì, molto immorale. Sì. Quindi è un problema anche culturale, voglio dire. Sì, certo. Quindi, che morale lui forse intendeva dire per ordine pubblico, presumo. Non presumo. Illuderci. Quindi per dire. Qui c'è ancora tanto da indagare, naturalmente, su questo. E su questo ci illuminerà pure il dottor Sorgi, che è un grande appassionato. Grazie. Di ricerca di storia locale e di archivi, ecco, non quindi, appassionato, malato. Quindi questo incontro è stato tutt'altro che inutile, perché ha rafforzato le relazioni, aprirà nuovi campi di ricerca, se non altro, come dicono gli americani, stretch our minds. E vorrei lasciarvi con l'ultima pagina della Ciociara, in cui c'è un minimo di serenità in Cesira, che con Rosetta, sebbene la loro vita cambierà totalmente, ritorna a Roma e vede in lontananza la cupola di San Pietro, che diventa, e questo fa particolarmente piacere al presidente della Via Opera Universitaria, un faro attrattivo per il ritorno alla vita. Finalmente ecco apparire in fondo alla pianura distesa e verde una lunga striscia di colore incerto tra il bianco e il giallo, i sobborghi di Roma. E dietro questa striscia, sovrastandola, grigio sullo sfondo del cielo grigio, lontanissima eppure chiara, la cupola di San Pietro. Dio sa se aveva sperato durante tutto l'anno di rivedere laggiù all'orizzonte quella cara cupola, così piccola e al tempo stesso così grande da poter essere quasi scambiata per un accidente del terreno, per una collina o una montagnola, così solida, così rassicurante, perché familiare e mille volte vista ed osservata. Quella cupola per me non era soltanto Roma, ma la mia vita a Roma. La serenità dei giorni che, vivendo in pace con se stessi e con gli altri, laggiù, in fondo all'orizzonte, quella cupola mi diceva che io potevo ormai tornare fiduciosa a casa e la vecchia vita avrebbe ripreso il suo corso, pur dopo tanti cambiamenti e tante tragedie. Ma anche mi diceva che questa fiducia tutta nuova io la dovevo a Rosetta e al suo canto e alle sue lacrime. E che senza quel dolore di Rosetta a Roma noi non ci sarebbero arrivate le due donne senza colpa che ne erano partite un anno prima, bensì una ladra e una prostituta. Ma lì, appunto, attraverso la guerra e a causa della guerra, erano diventate il dolore. E tornò in mente Michele, che non era con noi in questo momento tanto sospirato del ritorno e non sarebbe mai più stato con noi. Ricordai quella sera che aveva letto ad alta voce nella capanna di Santa Eufemia il passo di Vangelo su Lazzaro e si era tanto arrabbiato con i contadini perché aveva gridato: siamo tutti morti in attesa della risurrezione come Lazzaro. Allora queste parole di Michele mi avevano lasciata incerta. Adesso invece capivo che Michele aveva avuto ragione. Grazie, abbiamo avuto dei relatori eccellenti, padroni delle loro discipline, chiari, equilibrati. Grazie a tutti, un saluto a coloro che hanno seguito la nostra diretta Facebook, che si può rivedere, quindi la manderemo anche dal sito. Benissimo, ne siamo molto felici e saluto tutti da remoto in presenza con il nostro slogan: non perdiamoci di vista. Io vorrei cogliere questa preziosa occasione, unica ma spero ripetibile, per invitare il presidente, l'avvocato Mazzei, la dottoressa al prossimo evento che è molto importante, che noi faremo il 10 di dicembre, per cui magari. Ciao.
qualche parolina per inquadrare bene, sì. Ecco, perché sì, è un solito lancio, credo che già si stiano lavorando sopra, sì, e mi fermo qua. Sì. Cari presidenti, se volete vi do anche l'orario, lunedì alle 18 con Tiziana. Noi abbiamo già appuntamento perché avevo 15 giorni di fuoco, ma varrà veramente la pena perché la partnership fra l'IDU e Pia Opera Universitaria sarà portata all'attenzione di tutti, perché abbiamo avuto dal Vicariato di Roma il via libera per questo tipo di partnership. Avremo un concerto per la pace in cui musiciste ucraine di Kharkiv, della Chamber Orchestra, molto famosa internazionalmente, hanno accettato di operare artisticamente con il soprano Maria Raskova di San Pietroburgo, quindi russi e ucraini insieme, artisti per la pace, senza polemiche, per mostrare che l'arte vince anche la guerra. Naturalmente il concerto sarà preceduto dall'assegnazione dei premi per i diritti umani, che ritornano all'attenzione di tutti. Avremo non solamente il premio speciale Paolo Ungheri per Margherita Boniver, grande protagonista dell'impegno civile degli ultimi 20 anni, ma anche una serie di premiati per eventi di solidarietà che vi piacerà conoscere e che vi stupiranno per questa grande ricchezza sotterranea che c'è nella nostra comunità e che giornalisti come Tiziana avranno il compito di divulgare.